questa sera qui a Polignano la seconda edizione del premio Valore Donna. L'anno scorso con la dottoressa Viola, quest'anno con la dottoressa Galavotti, vogliamo sottolineare l'importanza che le donne in questa fase storica del nostro paese hanno, sia dal punto di vista della preparazione tecnica, ma la cosa più importante della divulgazione scientifica. Della dottoressa Galavotti abbiamo apprezzato tutti la chiarezza, la semplicità con la quale ha spiegato a noi telespettatori, all'Italia tutta, degli argomenti molto complessi, ce la ricordiamo tutti ai tempi del Covid dove tutti brancolavamo nel buio ed è stato un po' un raggio di sole tra le nuvole. Adesso ha delle trasmissioni altrettanto interessanti e abbiamo pensato che fosse opportuno finalmente anche qui in Puglia dare un riconoscimento a questa personalità, a questa professionalità. Questa sera ci impegniamo a fare proprio questo, a riconoscere alla dottoressa tutto quello che ha fatto e continua a fare nella divulgazione scientifica. C'è felicità per questo premio, un ritorno a Polignano in qualche modo speciale? C'è un'enorme felicità, moltissima gratitudine, sono onorata e sono particolarmente felice anche perché la Puglia per la mia famiglia è una terra speciale. Qui venne moltissimi anni fa mio nonno che era un grecista proprio per studiare le antichità e mi sento a casa e sono estremamente felice.